quando si passa dinanzi a una immagine della Madonna, bisogna dire: ti saluto, o Maria, saluta Gesù da parte mia. E noi qui, nella cappella delle Suore Sacramentine di Bergamo, di San Severo, siamo proprio dinanzi a Gesù. E con Gesù c'è sempre la mamma. E noi possiamo rivolgerci a Lui attraverso la nostra madre. Padre Pio ha scritto tanto sulla Madonna, ha detto tanto sulla Madonna, ma lo ha fatto in una maniera semplice, perché voleva che tutti amassero la Madonna per amare Gesù. Ma attenzione, che Padre Pio metteva sempre al primo posto chi? Gesù. Veniva prima Gesù e poi Maria. Quindi la sua devozione, il suo amore per la Madonna erano privi di fanatismi. Vedete che cosa disse un giorno Padre Pio alla Madonna: senti, mammina, io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo. Dopo Gesù, si intende, ma ti voglio bene. Nell'amore per Gesù c'è senz'altro l'amore per la mamma, ma anche nell'amore per la mamma c'è questo amore per il figlio. E un altro giorno Padre Pio fa un'altra piccola riflessione su questo amore alla Madonna che lui ha raccomandato a tutti i suoi figli spirituali. Disse un giorno: mammina bella, mammina cara, sì, sei bella. Se non ci fosse la fede, gli uomini ti direbbero dea. Gli occhi tuoi sono più risplendenti del sole. Sei bella, mammina, me ne glorio, ti amo, De, aiutami. Ecco, anche noi vogliamo dire alla Madonna questa nostra tenerezza, perché parlando a Maria parliamo a Gesù e Maria ci porta solo a Gesù. Ed è importante in questo mese di maggio recitare il rosario, ma affermarsi anche dinanzi a Gesù. Per qualche minuto, chi può qualche minuto in più, chi può solo un po' di tempo, ma fermarsi dinanzi a Gesù, passando per una chiesa, andare a salutarlo nel tabernacolo, oppure come qui, accompagnando i propri figli per l'asilo piuttosto che per la scuola, passare un attimo da Gesù. Perché il mese di maggio è certamente il mese dedicato a Maria, ma dove c'è Maria, lo ripeto, c'è sempre Gesù. Dove c'è Maria, c'è sempre colui che ci salva e che ci ama, e colui che è stato nel grembo di Maria. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!